Oggi sarà aperto il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Si dice ci siano 115.000 iscritti, ma nessuno ha dati certi. Si presume che i votanti siano almeno di più di 40.000. Per Diciotti, per il caso della nave Diciotti, quando c'era la richiesta dei magistrati di incriminare Salvini per sequestro di persona, era stato chiesto sulla piattaforma chi era d'accordo e chi non era d'accordo. E la piattaforma poi aveva votato il salvataggio di Salvini con 45.000 voti. Qui si prevedono appunto più di 40-45.000 voti. E Di Maio dice e puntualizza: non c'è un voto giusto o un voto sbagliato, ma io credo proprio che ci sia un voto giusto e un voto sbagliato, però magari mi sbaglio, un gioco di parole. Ma c'è un timore latente e diffuso tra i vertici e che nella base si possono creare vere e proprie cordate per orientare la consultazione. Gruppi apparentemente e apertamente anti-PD o filo Lega che sui social hanno incrementato attività e contatti nelle ultime ore. Questo voto non spaccherà il movimento, ma anzi lo proietterà in una nuova fase, assicurano fonti dei 5 Stelle. La votazione andrà benissimo, esorcizzano così problemi legati alla sicurezza o al traffico, ma bisognerà aspettare una manciata di ore per sapere se la fase del governo giallorosso sia davvero al via o avrà un brusco stop. Intanto i votanti su Rousseau non avranno a disposizione il programma integrale di governo, il testo verrà chiuso solo in serata. Chi si può iscrivere su questa piattaforma Rousseau? Chiunque in Italia o nel mondo si può iscrivere mettendo i propri dati anagrafici, è gratis, non c'è una quota di iscrizione, non c'è una quota mensile, non si paga assolutamente nulla, non si rilascia nessuna tessera, quindi si può iscrivere veramente chiunque, con qualunque orientazione politica si può iscrivere in questa piattaforma. Però può partecipare al voto solo dopo 6 mesi che si è iscritto. Quindi se uno si iscrive oggi, dopo 4-5 giorni viene autorizzata la sua iscrizione, e poi dopo 6 mesi potrà votare in un quesito proposto appunto. La piattaforma Rousseau sostituisce la direzione di un partito, è una direzione posta al contrario, al posto che al vertice la direzione è la base. Però c'è un gran però, è una base che non è la base, perché chiunque si può iscrivere in questa piattaforma. Però c'è anche da dire che chiunque in un'elezione politica può andare a votare 5 Stelle come può votare qualunque altro partito. Quindi da una parte si dice però sono degli sconosciuti, dall'altra parte anche nelle elezioni politiche chi va a votare nel seggio apparentemente il suo voto è uno sconosciuto, ma il suo voto conta. Quindi il Movimento 5 Stelle ha impostato appunto il suo movimento, che poi è un partito, in questo modo, un direttivo inverso, al posto che essere nella cima si incontra nella base e questo gli altri partiti non lo possono sopportare perché secondo loro tutte le decisioni vengono prese in Parlamento, in Senato, nel governo, nelle segreterie dei partiti e non concepiscono che per far nascere un governo si debba aspettare una votazione online. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.